Scaletta, finalmente siamo qui, seconda puntata, ti va di cantare due. Ho la nostra giuria interna, capitanata sempre da Ciro Sannino, Raffaella Accardo e Andrea Russo. Salutiamo anche la giuria esterna, l'equipe di Radio Stonata che dà un grosso contributo alla trasmissione, Eugenio Cerciello, Diego Paganelli, un abitué di Ti va di cantare, Pasquale Regina e lei la madrina, magnifica Alessandra Maria Segneri. Ok, adesso dobbiamo quindi finalmente dare il via al televoto, esatto, e al web voto. La gara è con i 12 ragazzi, esatto, e quindi ognuno di loro ha un codice e c'è la possibilità di votare attraverso il numero che trovate in sovrimpressione. Al termine dell'esibizione la giuria darà un loro voto, sia giuria interna che giuria esterna. È aperto anche il sondaggio del pubblico, perché i primi tre che avranno più voti per il sondaggio del pubblico, esatto, riusciranno a salvarsi nel caso in cui vadano al ballottaggio. Anna con codice 02. Sta qui nella mia stanza, tu ci verrai, sto aspettandoti. Quanto costa la guerra se non c'è speranza di vincerla? Devi arrenderti. A me basta trovarti stanotte ai confini dell'essere o non essere. Dammi un attimo, arrivo, mi vesto, mi scuro, tu mi vedrai, penso. Anche per Luca. Io volevo ascoltare il parere di colui che ha voluto fortemente, vero Luca, la scelta di questa canzone per te, sì. Ciro Sannino. Prego Ciro.
Sì, allora, innanzitutto trovo questa esibizione molto molto elegante. L'ho trovato a suo agio, l'ho trovato dentro la canzone, se non un po' forse all'inizio, c'è stato un qualcosa che non è andata. L'ho voluta perché secondo me poteva farla bene e l'ha fatta bene. Scommessa vinta, quindi? Penso di sì. Grazie. Continuiamo invece con Gerardo, con codice 05. Scelte dalla nostra giuria. Quindi chi ha dato i voti più bassi sono stati Pasquale e Andrea. Alessandra, cosa ci dici stasera? Ti vediamo sempre con questo cellulare. Ma che stai facendo? Manda i messaggi d'amore a me, vero? Con il cellulare. No, allora, non è vero, no, anzi ero impegnatissima per loro perché ero sulla pagina ufficiale di Ti va di cantare. Si stanno scatenando, io non ho mai visto una cosa del genere. E stanno scrivendo di tutto su sti ragazzi. C'è qualcuno che mette i voti, è bellissimo. E mettono i voti praticamente anche sulla giuria. Piccoli cioè, vessicchio crescono. C'è di tutto. E, no, non vi dico, poi andrete a leggere. Ormai ci sono tutti i personaggi qui in giuria. C'è tutta la televisione italiana. Va benissimo. Comunque, ragazzi, sono osannati proprio, adorati dal pubblico. Sono proprio contenta. Io i miei preferiti non li dico. E non li devi dire. Non li devo dire, però devo dire che ci sono quelli che fanno più spettacolo e io ho fatto un appello incautamente l'ultima volta. Ho detto tenetemi Valeria e Luna, perché però voglio dire, al di là dello spettacolo, della doti canore eccetera, io in qualche modo in radio me li terrò, che vi devo dire, sono troppo forti. E insomma, complimenti a tutti perché state facendo scatenare l'Italia, bravi. Ok, grazie Alessandra. Allora, voglio seguire un po'... La padrona di casa di Ti va di cantare, Sabrina De Stefano. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa terza puntata di Ti va di cantare. Ma siamo in onda, io ancora non sono pronta, anche perché questa sera ho avuto la brillante idea di avere una forma di protesta, sì. Perché la scorsa puntata molti mi hanno criticato e quindi questa sera ho deciso di presentare così, con una vestaglia. Ma sei nuda sotto? Certo. Ma che devi fare? Sembri Pulcinella. No, Vincenzo, ma non capisci mai niente, la mia protesta contro le accuse che mi sono state fatte. Ah, la questione delle calze. Esatto. Sì, vabbè. Scusatela, lei ogni tanto così va un po' fuori di testa. Allora, dobbiamo spiegare come ci siamo lasciati la scorsa volta. Esatto. Nella seconda puntata abbiamo iniziato con un ballottaggio a quattro che vedeva protagonisti Valerio, Giusy, Luna e Chiara, giusto? Esatto. Questo ballottaggio ha avuto un esito. L'esito iniziale è stato che i vincitori del ballottaggio erano Valerio e Giusy, quindi sarebbero dovuti andare a casa Luna e Chiara. Non Ma, è stato però così. Esatto, perché durante la diretta sono arrivati un sacco di messaggi in ritardo a favore di Luna, per cui la classifica è stata così rimescolata e quindi al primo posto abbiamo Luna, al secondo Valerio, al terzo Giusy e al quarto Chiara. Cos'è stato quindi? Che Luna e Valerio erano di diritto all'interno del nostro programma. Esatto. La stessa Giusy però, che un attimo prima era stata proclamata vincitrice, a quel punto la redazione ha preso una decisione, non si sentiva di mandarla a casa e quindi lei continua il programma anche per la somma ingente di voti che aveva ricevuto. La piccola Chiara, ahimè, risultava ultima prima,
ultima dopo, e quindi ha lasciato il programma come da regolamento. Vincenzo, ma hai visto le mie calze? Sì, purtroppo le ho viste. Hai visto come sono semplici? Un po' per controbattere le calze della domenica scorsa, color canne, così sobrie. Bah, mi hanno detto che sono state ridicole. Vabbè, io direi retro, molto carinamente parlando, insomma. Ma erano color canne, molto semplici. Queste però sono di gran lunga migliori. Esatto, esatto. Allora, continuiamo e andiamo avanti, facciamo salire Luna. Eccola qui, reduce da un ballottaggio, non si sapeva se era dentro, se era fuori, è dentro, Luna è qui nel programma, finalmente. Vediamo anche un microfono. Grazie. E chiediamo stasera cosa ci canta. Allora, stasera canto un pezzo fantastico, molto movimentato, e sarà un po' un inedito, nel senso che è un po' un collage, sì, ecco, della versione lenta al piano di Alicia Keys e dell'altra versione invece più rap, cioè non so, all'inizio è rap, poi dopo no, vabbè, comunque ok, la vogliamo sentire, siamo incuriositi. Prego Luna. Grazie. Open it down, there's a promise, there's a play, a movie to see. Believe my hope is love, there's letters all around, the streets I'm me. I'm make it anywhere down. Il make-up particolare, questi brillantini li hai attaccati tu? Sì. Devo dire che reggono, io non ci avrei scommesso. Tipo, immaginavo che una risata che mi facevo saltavano nell'occhio a uno di voi, invece no, siete salvi. Ok. Sono stabili. Prego giuria, voti. 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8. Bene, hai totalizzato penso un grazie, buon punteggio. Grazie. Nessuna insufficienza, tutti i voti abbastanza alti. C'è qualcuno che ha comunque qualcosa da dire? Diego, prego. Guarda, sicuramente ho ottenuto un punteggio molto alto, ma per come era la canzone doveva ottenere tutti i 10, perché era una canzone fatta su di lei e io l'ho scelta con Eugenio questa canzone, speravo di vedere una versione diversa, però comunque è stata un'esibizione molto molto godibile, molto okay, bella. E facciamo adesso salire Gerardo. Gerardo, buonasera, Gerardo cosa ci canti? Canta un pezzo che a me piace tantissimo, Grenade di Bruno Mars. Si dice così, io l'ho detto male. Anche a te domando com'è andata la preparazione di questo pezzo. Abbastanza bene, 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 bene. Ok. Ci sono anche i ballerini. Prego, sì. Gerardo. Grazie. Easy come.
our world to open. Give you all I have, you toss it in the trash, you toss it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever has, because what you don't understand is I catch a grenade for ya, through my head on the blade for ya, I'm jumping from the train. The same if my body was on fire. Oh, you watch me burn down in flames. You say you love me, you're a liar, 'cause you never, ever, ever did, baby. But darling, I still catch a grenade. Di Fabio Concato. I nostri ballerini si apprestano a salire qui sul palco. Come andate a te preparare questa canzone? No, è una bella canzone, lo ribadisco, l'ho trovata abbastanza, cioè è bellissima il testo, è peccato che l'ho dovuta, cioè è stata tagliata, perché il testo è veramente bello. Ok, prego. Grazie. Luca. Tempo è così, succede sempre ogni volta che sei qui. Sei sempre il primo pensiero e mi addormento con te. Se mi sto innamorando anch'io di te. Troppi giorni, da quanti, quasi una vita a cercarti, adesso ti ho qui davanti e vedrai, vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai, d'amore quanto vorrai e che non basta mai. Quanto vorrai e che non basti mai. Mi sento strano davvero, da un po' di tempo è così, succede sempre ogni volta che sei qui. Che sei qui,
grazie. Ed era Luca con M'innamoro davvero. Ringraziamo anche i ballerini per il loro passo a due che ha accompagnato il brano, Mario Guadagno e Giulia. Prego, giuria, voti. 10, 9, 8, 8, 9, 9, 10. Grazie. Anche Luca ha totalizzato un buon punteggio, sei piaciuto, hai convinto. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. Sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni, e qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza, e tutto il mondo fuori. Accompagnate dalle ballerine di Ti va di cantare, coreografia di
Mario Guadagno. Prego, 10, 9, 8, 7, 9, 9. Grazie. Sei piaciuta la nostra giuria? Yeah, yeah, yeah. Adesso sveleremo i primi due classificati e il meccanismo è questo. I primi due classificati di questa classifica generale diventeranno due caposquadra di una squadra A e di una squadra B. I caposquadra dovranno nominare il concorrente che vogliono con loro all'interno della loro squadra. Ci sarà una squadra da 5, una squadra da 4, i componenti sono 11, e i due candidati che resteranno fuori andranno al ballottaggio. Allora, io ho qui la classifica intera dei nostri ragazzi, quindi la leggerò dal basso verso alto. Esatto, quindi dall'ultimo basso. Non cenni. È che c'è una squadra da 5 e una da 4, no. Praticamente che cosa avviene? Il primo e il secondo classificato scelgono i concorrenti che vogliono portare in squadra con loro. Parte il primo classificato perché è più privilegiato.
il sempre il primo classificato ad un certo punto si troverà con tre di loro ancora da inserire nella squadra. Tra questi tre ne dovrà scegliere solamente uno e automaticamente quegli altri due vanno a ballottaggio. Ed entrerà, chi vince il ballottaggio entra ovviamente nella squadra del secondo classificato. In modo da formare due squadre da cinque. Esatto, cinque. La prossima settimana avremo due squadre da cinque e cinque. Ok. Ok, allora comincio con la classifica partendo dal basso verso l'alto. Ottavo posto, Giusy. Settimo posto vi è un pari merito, in quanto c'è Gerardo, Giuseppe e Luca. Sesto posto, pari merito, Valerio, Gianluca. Quinto posto, Alessia. Quarto posto, Paola. Primo posto, Anna. Secondo, Luna. Un passo in avanti alle ragazze. Una a destra, l'altra a sinistra. Di conseguenza, al terzo posto c'è Claudio. Vabbè. Ok, inizia la prima classificata, quindi Anna. Vogliamo un nome da Anna. Chi vuoi in squadra con te? Gerardo. Gerardo. Adesso è la volta di Luna. Luna. Ovviamente Valerio. Valerio. Braccio destro. Anna. Consulto veloce. Un attimo di imbarazzo, non si sa. Claudio. Claudio. E la volta di Luna. Gianluca. 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 Anna. Ancora Anna. Ultima Paola. Decisione fatale, Paola. Ricordiamo che c'è sempre Giusy e Alessia ancora in gara. Esatto, ricordiamoci che ci sono Giusy, Alessia, Luca e Giuseppe. Momento di Luca. Panico. La mia squadra dice Luca. 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 Quindi restano Giusy e Alessia che non sono qui e Giuseppe. Ah, Giuseppe, vieni avanti perché non ti vedono. Di qui, è rimasto lui, poverino. Allora, c'è da scegliere tra Giusy, Alessia e Giuseppe. Anna, chi vuoi in squadra? Su, ragazzi, dai. Tanto è un gioco, quindi si sa. È un gioco, ma giustamente, ragazzi... Alessia. 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 Alessia è con loro. Quindi, al ballottaggio di questa settimana ci sono Giuseppe e Giusy. Should I know? I never needed you to be wrong. I never needed you for questions where I spend. I never asked for advice, take it on myself. I don't know why you think it's got a hold on me. And it's a little different conversation. That isn't everything we used to say. And my eyes go and shiver. So look at me and listen to me.
grazie anche al corpo di ballo di Ti va di cantare. Loro sono le ballerine Assia, Daphne, Giulia e Simona. Grazie ragazze. Coreografo Mario Guadagno. Allora, prego, giuria, voti. Aiuto. 8, 10, 9, 10, 8, 10, 9. Grazie. È stato contenta, immagino. Un successone. Sì, giustamente ha un po' di fiatone la ragazza, sì. E quindi direi di far commentare i giurati. Sì, voglio. Io ho un attimo diviso il fantastico numero con il canto, che noi siamo qui principalmente per cantare. 10 l'avrei messo con tutto il cuore, però ci sono state delle piccole difficoltà, un po' la pronuncia, un po' perché poi questi signori. A Napoli dice a Roverone e a Rusecana, allora io cerco di secare sempre, quindi sono stato un po' obiettivo. Detto questo, rubo a Enzo quello che mi ha detto, sei una pop star proprio. Grazie. Veramente, perché sei un qualcosa di sconvolgente. E io ne approfitto 2 minuti per ringraziare Mario, le ballerine. Tantissimo anch'io. Voi, perché ci state permettendo di fare veramente spettacolo. E lunedì, la dico tutta, io ho ricevuto una grande soddisfazione perché ho aperto la mia posta elettronica e ho trovato un messaggio di un giornalista che si chiama Massimiliano, non dico il cognome, lavora per una famosa testata giornalistica a Napoli, una ce ne sta, quindi fatevi il conto di qual è, dove ci ha riempito di complimenti. Io lo ringrazio, spero di averlo qui, e questo vorrei soprattutto grazie a voi. Se stiamo riuscendo a fare questo con 3.000 difficoltà, e voi lo sapete perché state vivendo la cosa con noi, e soprattutto grazie a voi, e ne sono veramente orgoglioso e emozionatissimo. Bravi. Grazie. Closer. Woo! Turn the lights off in this place. And she shines us like a star. As when I don't know her face, I just don't know who you are. Turn the music up in me, and I see the light and clear that she's better in my head, telling me that she wants to own me, to control.
luce dal ballottaggio di questa settimana. È qui grintosa per affrontare questa gara. Ecco i nostri ballerini che si accomodano. Lei si esibirà in un pezzo di Shakira che si chiama Rabiosa. Sì. Prego. Ok, i nostri ballerini sono pronti. Ok, prego Paola. Esta mañana sin verte me parece un año. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Me falta todo sin verte. En todo el día soy rabiosa. Rabiosa, rabiosa. Fatti mandare dalla mamma a votare il gramma. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Sì, insieme ad un penta, con la mano nella mano, passeggiava con te. Su di a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Apro gli occhi e ti penso ed è mente te e
a tornare qui senza bussare, dimmi come fai. Per niente è facile vivere così, ti dovrei odiare, ma come potrei? Travel the world and I said
Ed era Valerio. Parto io, va? Così... Ti salvi? Luna. Perfetto. Andrea. Anche io ho preferito Luna. Prego Enzo. Io salvo Luna precisando che per me questa potrebbe essere la potenziale finalissima perché il livello è altissimo. Di un amore che ha spaccato il mondo col suo essere fragile, come un timido d'acerbo fiore. Storia di un amore che ha sfidato il tempo e il suo letto scorrere prima di disperdersi nel mare. Storia di un amore che ho perduto il senso, che ora
nascosto tra le mie parole, storia di un amore che ho sentito dentro e che sento andare via. Questa forse è l'ultima. Allora, abbiamo la busta, abbiamo il verdetto, sappiamo chi dei nostri quattro ragazzi dovrà purtroppo abbandonare la gara. Luna, la tua corsa verso la vittoria continua! Luna è tra i tre finalisti. Era sicura di non passare, invece, visto la speranza, è l'ultima a morire. Ritorniamo a noi. A noi. Valerio, la tua corsa verso la vittoria continua! Anche Valerio è tra i tre finalisti. Restano quindi a rischio eliminazione Anna Marino e Luca Esposito. Anna, la tua corsa verso la vittoria finisce. Luca è tra i tre finalisti e Anna Marino è al quarto posto della seconda edizione di Ti va di cantare. La giuria in piedi, anche buona parte del pubblico. I ragazzi chiaramente si stanno salutando. Un attimo, ragazzi, cortesemente la gara deve andare avanti, quindi mi rendo conto che è un momento delicato. Diamo il microfono ad Anna, che alla finale arriva al quarto posto e che deve lasciare il programma. Guardali, sono tutti in piedi per te. Grazie. Allora, prego, prego. Per me era un obiettivo arrivare fin qui ed arrivare fino a questo posto per me già è tanto. Quindi grazie a tutte le persone che mi hanno votato, grazie a tutte le persone che mi hanno votato, grazie a voi, a tutti i ragazzi di Ti va di cantare, ai ragazzi ancora in gara, voi. A Marco che voleva dire qualcosa. Ci sono? Mi sento. Andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, ferita da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio a trovarsi per caso del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore distratto, l'amore confuso, tu non arrabbiarti e non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato mai.
Grazie. Ci siamo ripresi? Sì. Questa giuria stasera non riesce a stare in, seduta, si alza sempre in piedi. Ma non è che avete una scossa elettrica sotto? No, io devo dire una cosa, scusate. Certo. Allora, questa ragazza, se non erro, l'abbiamo vista nella puntata prima che iniziasse Amici di Maria Di Filippi. Beh, signora Maria Di Filippi, ad Amici questa signorina, anzi, Amici non meritano questa signorina. Adesso interverranno i legali di Maria De Filippi e chiuderemo. È stato un piacere. No, guarda, Vincenzo, effettivamente calcolando chi c'è adesso ad Amici non sanno capito un tubo. Non sanno capito un tubo. Volevo approfittare di Luna per dire che io sono emozionatissimo insieme a mio fratello e orgogliosissimo perché questi ragazzi sono bravissimi e a Napoli in televisione non si è mai vista una cosa del genere. Io me la canto, io me la suono, non me ne frega. Olè! Olè! Grazie Luna, grazie, accomodati. Prego Andrea. Certo, quello che mi impressiona ascoltando questi ragazzi è il fatto che è come se ascoltassi dei grandi professionisti, il che veramente non è assolutamente, insomma, semplice, quindi veramente di nuovo complimenti, bravi. Ok, allora caro Vincenzo, ora si apre una parentesi. Esatto, una parentesi quadra, graffa, per modo di dire, insomma. Diciamo che qui a Attivati di Cantare ci abbiamo messo la faccia un po' tutti. In primis i due volti di Diva di Cantare, Vincenzo Di Costanzo e Sabrina De Ste. Quante ne abbiamo combinate, strafalcioni, dimenticanze varie di nomi. Ovviamente complice è stata un po' l'emozione, un po' il fatto che noi qui siamo sempre in diretta. Quindi abbiamo delle papere da mostrarvi. Prego dalla regia. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Ok, caro Vincenzo, io devo scusarmi con voi amici che ci guardate da casa, ma stasera è stata una puntata veramente, mamma mia, non so come siamo qui stasera. Ragazzi, perdonateci qualunque defaianza. Mi sento tutto contrariato. Mettiamoci in ginocchio, perdonaci. Se la nostra geria è la nostra geria, la nostra regia può inquadrare la mia coccarda proprio in onore di questa puntata. Se, vabbè. Ecco, la vedete? Questa è la coccarda proprio in onore della puntata. Il pubblico ci applaude perché siamo giunti alla sesta puntata. Possiamo rifare? Aspetta, ragazzi, noi abbiamo sei difficoltà. Siamo là. Aspetta, se non è andato un momento. Ho portato qui una lametta. Quindi nel caso in cui la nostra giuria volesse tagliarsi le vene, qui c'è una lametta a vostra disposizione. Non so, io stavo rischiando di morire sulla tangenziale perché camminavo a piedi. Allora, caro Vincenzo, questa sera qui a Attivati di Cantare manca il nostro fotografo ufficiale. Esatto. Esatto. E quindi ho portato io la macchina fotografica, quindi ci faremo noi le foto. Con l'autoscatto, chiaramente. Con l'autoscatto, quindi eccola qui, cheese foto. Ecco, sì. Direttamente dalla scorsa edizione del 2006 di Amichel, Manuel Aspidipa. Allora lo dico io che oramai sono il mago dei meccanismi. Esatto. Studiamo circa 2-3 ore per impararlo, speriamo ora bene. Il meccanismo pronto. Esatto di questa puntata è uguale al meccanismo della scorsa puntata. Non ce la faccio più. Io sono stanchissima. Esatto. Che vergogna, che vergogna! Si alzano in piedi anche per noi! Ma ti ho detto, secondo me hanno una scossa elettrica sotto la sedia! Perdonateci, è da dire che l'unica cosa che possiamo dire è che noi siamo così anche nella realtà. Esatto. Quindi non c'è nulla di preparato. In questo modo. Allora, caro Vincenzo, andiamo avanti con la nostra gara. È la volta di Luca. Io che leggevo sempre ali di farfalla dentro gli occhi tuoi. Non vivo la speranza, la tua pelle fosse solamente mia. Tu invece programmavi un'avventura, un'altra storia senza me. E tu
mi va più di da quell'armadio del letto dei ricordi. Io senza di te foto. Non piangere sempre, basta, abbiamo esaurito i fazzolettini. Vedi, si sono alzati nuovamente, girati. Non piangere sempre, basta. Io sono contenta così. No.
palesemente. Allora, caro Vincenzo, abbiamo anche un'altra, diciamo, parentesi. Esatto, diciamo che hanno voluto darci il bis. Vogliono, e parliamo, proprio... esatto, vogliono inferire nella ferita. Esatto. C'è ancora Eugenio in... in collegamento di sottofondo. Ci sei, sì, Eugenio, tu, ci sei, sì, ancora tu. Eugenio, gli inglesi cosa dicono di Ti va di cantare? Ci stanno seguendo in radio, Eugenio. È finito, è morto, Eugenio. È morto, Eugenio. È caduto. Vabbè. Allora, noi ci riferivamo all'RVM di prima, che ha riscosso molto successo. C'è il bis. Vediamolo insieme. Prego dalla regia. Partiranno le papere. E mi sono un attimo perso e quindi io chiedo aiuto al mio Ciro Sanino. Ciro, perdonami. Ma siamo in onda, buonasera, scusate. Scusatela, lei ogni tanto così va un po' fuori di testa. Chiedo chiunque a spiegare questo meccanismo di ballottaggio complicatissimo. Direi, hai fatto una cosa grave, una cosa che mai si rimedia. Io poi sembro stonato, ma sono attento ai particolari. Ti va di cantare? Vincenzo, ci sei? Ti sei bloccato? Sì, ci sono. No, sto. Lapidati neanche, per me loro tre dovevano restare. Se avevo una pietra già te l'avrei lanciata. Purtroppo per me non ce ne sono proprio. Sapra lasciare il programma di Ti va di cantare number two. Ho il terrore adesso con lui. Ho sbagliato. Stazione di servizio, se termina l'attimo fugace. Piace il mio non puoi dire... Sera. Per nulla. Ciro ha le sue cose, quindi è un no, po' nervoso. Sabrina! Lo sento proprio dentro. Tutti lo sentono dentro. È vero. C'è Alex che si sta schiattando dalle risate. Basta cliccarci sopra. Allora, mi stanno dicendo, hai chiuso il televoto? Sì, ho chiuso il televoto. Mi sembra di averlo detto, se non ci sentite, compratevi Amplifon. Allora, ecco, ho avuto la brillante idea di avere una forma di protesta. Possiamo quindi dare il via ai codici? Io voto Sabrina e Vincenzo. E che dire? Mettiamoci in ginocchio, perdona. Ed eccoci qui, sempre prima di cantare. Siamo sempre noi. Siamo sempre noi, vi ripetiamo, vi chiediamo perdono, perdono. Ovviamente la telecamera ci ha decapitato. Vabbè, allora, ritorniamo seri. Premio Radio Stonata consegnato da lei, Alessandra Maria Segneri. Eccola qua. Finalmente piano, su questo palco, io vado ad accoglierla, buonasera. Eccolo, qui Alessandra. C'è anche il nostro Pasquale, il balletto. Mette il microfono, grazie. Il microfono, eccolo qui. Alessandra. Io e il mio boy. Il nostro Pasquale, regina, sempre di Radio Stonata, chiaramente. Allora, il momento è catartico. Ma mi fa bella figura. And the winner is... Il premio di Radio Stonata va a Gianluca! Gianluca! Gianluca, premio Radio Stonata! Premio Radio Stonata, eccolo qui il nostro Gianluca! Gianluca, cosa ne pensi? Il microfono? Ma saliva. A parte perché proprio emozionato in generale per questa finale. Io sono emozionato, figuriamoci loro. Eh? È incredibile. E poi per questo regalo proprio che mi fate, grazie. Sono emozionatissimo, grazie. Allora, continuiamo con i premi. Continuiamo con i premi. C'è il premio della nostra giuria interna. Eccolo qui il nostro Ciro Sannino, che sale qui sul palco. Arrivo. Eccoli qua tutti i giurati, non ci entriamo, sì, qui sul bello, palco. Sembra quando Costanzo, io puoi stare Costanzo, c'è Trenini a Buona Domenica. Esatto. Ci starebbe bene adesso un bel Trenino. Ciro. Allora, noi siamo stati molto combattuti tra il vincitore e lo dico, e Anna, poi vediamo chi dei due ha vinto. Non ci sembrava elegante assegnare un pari merito, perché sennò sembrava dare il contentino. Esatto. Siccome ci siamo sempre basati su una trasmissione seria e pulita, non ci va di dare targhetti a tutti e 14, e chi si è visto si è visto. C'è anche una breve motivazione. Premio giuria di qualità. E che qualità?
si è distinto per la sua eleganza e per la semplicità con cui insegue il suo sogno. Il nostro premio va a Luca. Raffaella Accardo consegna il premio. Eccolo qua, il premio della nostra giuria interna va a lui, Luca. Ecco i nostri giurati che salutano Luca. Che bello che questo premio. Noi vi abbandoniamo e vi lasciamo con i quattro finalisti. Ma certo, i tre finalisti. Okay. Ah, un attimo, perché sennò dopo non salgo più. Io vi volevo ringraziare perché siete stati la faccia di Ti va di cantare. Ognuno di due studia, fa tante tante altre cose, si sono impegnati e non finirò mai di ringraziarvi perché siete stati bravissimi. Ed oltre ad un legame d'amicizia mi lega una grande stima professionale per tutti e due. Grazie. A te, Ciro. Allora. Grazie a tutti, potete accomodarvi, rimangono qui sul palco Luna, Valerio e Luca. Luca, se vuoi puoi dare a me il premio nel frattempo, non te lo rubo ma lo mettiamo da parte. Allora, io ho qui nella busta il terzo classificato di Ti va di cantare. Classificato di Ti va di cantare, quindi per lui finisce l'avventura. Valerio è il terzo classificato di Ti va di cantare. Diamo il microfono a lui. A un passo dalla finale, ovviamente dispiaciuto immagino. Un attimo che non è acceso, ok. Un pochetto. Non perché mi aspettavo di vincere, però. Certo, vuole sempre vincere, male. Normale. Certo. Al termine di questa avventura cosa ti senti di dire? Grazie a tutti, indistintamente da quello che è successo. Grazie. E sono contento. Secondo te chi è? Luca o Luna? Luna ovviamente. No, sono contento che nei primi due classificati ci sono sia Luna che Luca. Erano i tuoi compagni di squadra, esatto, se non sbaglio. Quindi okay. Vince uno l'altro per me, va bene. Okay. Preferisco Luna perché è anche un'amica. Perfetto, grazie Valerio, grazie, mi devi accomodare. Porta con te il microfono. Allora, caro Vincenzo, è arrivato il momento che attendiamo ormai da 10 puntate. Esatto, a breve sapremo chi vince la seconda edizione di Ti va di cantare tra Luna e Luca. Allora, penso che dobbiamo mandare una grafica, quindi se dalla regia mandano la grafica siamo pronti a decretare il primo classificato di Ti va di cantare. Prego dalla regia. Perché Margherita ma che se io andavo l'isse sarebbe il mare per andarsi a fondo perché andaste e guarda qualche mondo a fare pensieri.
Luna, è il caso che tu spenda due parole per il tuo pubblico che ti ha tanto amato. Grazie. Davvero, non ho parole. I concorrenti la stanno assalendo letteralmente. Tanta. I ragazzi abbracciano Luna. Non ha parole, grazie. Piange, ormai è un mare di lacrime. È bello vedere questo spirito e questa solidarietà tra tutti i concorrenti. Voglio dedicare la mia vittoria alla mia famiglia, perché se lo merita davvero. E voglio ringraziare davvero tutti, tutti, tutti. Grazie. Non ci credo, lo giuro, non ci credo. Attivate a cantare questa coppa. Sei pronto a far conoscere a tutti il tuo talento? Sei pronto a metterti in gioco? Fai sentire la tua voce. Ti va di cantare presenta Dreams. Stiamo cercando giovani talenti canori pronti per un'esperienza unica. Supera quel limite, preparati a volare. Se vuoi partecipare ad un percorso formativo e televisivo con lezioni e live show con coach qualificati, cosa aspetti? Contattaci. Scrivici a attivadicantare@libero.it oppure chiama allo 081 596 3314. È la tua vita, il tuo sogno, rendilo realtà. Attivati Cantare 3 ha tante novità, a partire dalla giuria che si è un attimino allargata e suddivisa in ben tre giurie. Sulla destra abbiamo la giuria Dream, ci sono dei volti non nuovi ma volti storici di Attivati Cantare, attrice, cantante Raffaella Accardo, attore Vincenzo Verde, attore Andrea Russo, e c'è una new entry. Tuo occhio vigile, vero? Patrizia sarà qui a scrutare i nostri ragazzi e a capire un po' quale elemento può essere interessante per questo nuovo progetto. Ok, perfetto. Proseguiamo la nostra presentazione presentando la giuria di Radio Stonata, anche quest'anno ci accompagnerà, vedo già l'impostazione, Alessandra Maria Segneri e il nostro Pasquale Regina. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ricordiamo, cara Alessandra, gli appuntamenti di Radio Stonata. Sì, Radio Stonata, come gli altri anni, è sempre partner presentissimo, quindi ci sarà il daytime durante Stonata Live, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 8, c'è cioè lo spazio dedicato a Attivati Cantare, come gli altri anni ascolteremo, conosceremo meglio i ragazzi, chissà, ci saranno delle sorprese. Perfetto, e adesso dobbiamo passare al fulcro principale, la giuria di qualità, la giuria fissa di Ti va di cantare 3. Abbiamo lì Ciro Sannino, attore, cantante, buonasera. Presentatore, conduttore. Buonasera Ciro. Bello ritrovarci tutti qui per questa nuova avventura e noi siamo molto carichi. Assolutamente. E poi c'è una new entry. Lei è direttrice d'orchestra, nonché compositrice, nonché laureata in musica, giornalista, chi più ne ha più ne metta, Pina Radicella. Buonasera a tutti, grazie, grazie. Caro Vincenzo, e questa sera dobbiamo presentare la chicca. Quest'anno abbiamo direttamente da Radio Marte Fabio Brescia. Lo attendavamo con ansia. Buonasera, caro Fabio. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per avermi invitato. Io spero di divertirmi
e spero di, come dire, poter dare il mio contributo a che questi ragazzi possano fare delle cose buone. Io tenevo... sono curioso, che tipo di giurato sarà Fabio Brescia? Io sarò il giurato che, allora, secondo me una persona per fare questo lavoro non ha solo bisogno di una bella voce e di saperla usare bene. Purtroppo lo show business, il mondo dello spettacolo ci ha insegnato che sono molte le variabili che servono per poter sfondare, e quindi non c'è solamente il fatto, la storia della canzone italiana è piena di voci straordinarie che non hanno però poi avuto il successo che probabilmente meritavano, perché ci vogliono tante altre cose, ci vuole il carisma, bisogna sapersi porre davanti alla telecamera. Io cercherò di dare un giudizio complessivo che vada al di là del bel canto. Valuterai tutte queste componenti. Ci provo almeno, poi riuscirci è un altro discorso. Perfetto. Ok, c'è lì la poltrona tua che ti aspetta. Vado al mio posto, a dopo. Grazie. Yeah, look.
con astri e rose. Stiva mezza traguata sciandose. E parlavo francese a cussi. Fui la triera che t'ha incontrato. Fui la triera a Toledo. Con questa rosa in veste un po' bislacca, e a proposito di bislacche, c'è la mia amica Barbara, si salvi chi può, che ho sentito in questa settimana e mi ha mandato veramente grandi saluti affettuosi. Voglio a te, Fabio, dimostrare la mia grande amicizia con Barbara D'Urso, mandando dalla regia delle foto che ci ritraggono insieme. Prego, dalla regia. Qua dove eravate? Qui, allora, qui eravamo a Pozzuoli, in una delle terrazze. È stata veramente una bella giornata passata una bella insieme. Dove vi siete incontrati? A Photoshop? Guance, no, a provincia Pozzuoli. Di Roma? A Pozzuoli. E qui eravamo in studio. Ah, qui ero sua ospite. Bella però. Ecco, quindi le foto a dimostrazione. Certo, qualche volta si mi invita in trasmissione. Vedete, voi che non la credavate a questa ragazzuola qua, voi che non la credavate, ecco, guarda. Ecco, perfetto. Che barbaro coraggio. Due conduttori più bislacchi di voi non potevamo trovare. Non la credavate questa ragazza. Bella questa. Allora. Scritti sulla mano, frasi del genere dette piano piano. Dammi altro. Ma cosa hai fatto stasera? Al telefono chi è? Non ho né sfiducia ma dammi occhi tu. Che cosa farai domani? Baciami e poi dimmi di chi sei. Io vorrei stare con te senza pensare a tutto quello. È come una pazzia, vive di fantasia, non ti fa più dormire. Gelosia, è come una bugia, cresce come un'idea, non ti fa più dormire. Forse, forse mi odi ma impazzisco, sai, ti vengo a prendere al lavoro. Tu non mi aspettavi, no, non mi aspettavi. Dammi gli occhi tuoi, che cosa
è fatto stasera. Al telefono chi è? Non ho né sfiducia ma dammi occhi tra. Che cosa farai domani? Baciami e poi dimmi ne che sei. Andiamo via, un giro mare ad affogare i nostri guai, per poter ridere di noi. Gelosia è come una pazzia, vive di fantasia, non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia, cresce come un'idea, non ti fa più dormire. Gelosia è come una pazzia, vive di fantasia, non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia, cresce come un'idea, non ti fa più dormire. Gelosia è come una pazzia, vive di fantasia, non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia, cresce come un'idea, non ti fa più dormire.
se va, chissà se va, chissà se va, e va, ma si te va, ma si te va, ma si te va, e va, e se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola, e chi ci fermerà? Chissà se va, chissà se va, chissà se va, e va, ma si te va, ma si te va, ma si te va, e va, se non va, non va, non va, c'è una novità. La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola, la notte piccola per noi, troppo piccolina. Passo avanti. Sono arrivati 489 punti e vi siete classificati al secondo posto. La squadra di Ciro faccia un passo avanti. Voi vi siete classificati terzi e quindi la squadra vincitrice è la squadra di Fabio Brescia. La scorsa puntata si è conclusa con Rosa e Anna al ballottaggio. Dopo una settimana di grande fervore e anche grande accanimento, dove concorrenti, familiari e sostenitori vari delle due hanno letteralmente dimenticato che si trattava comunque di un gioco, la produzione è stata costretta a sospendere il televoto e il facevoto per delle anomalie riscontrate nel sistema di votazione di Facebook. Tali anomalie sono state riscontrate direttamente dalla produzione,
che non avendo ancora prove in merito e non avendo chiare motivazioni su cosa sia successo realmente, attribuisce il tutto ad un malfunzionamento del sistema, senza aver mai accusato nessuno. Tale provvedimento è stato preso alla luce di continue segnalazioni sopraggiunte da vari utenti, ma anche e soprattutto da controlli effettuati dalla produzione stessa. E ribadiamo che la sospensione del televoto non è dovuta alle lamentele giunte da una delle due concorrenti. Anche di fronte al dubbio che il meccanismo di votazione possa essere inefficace, ci sentiamo in dovere di correre ai ripari proprio a tutela dei nostri concorrenti che credono in quello che fanno, nel programma e lottano per poter restare qui. Pertanto, Rosa e Anna si sfideranno in diretta e ancora una volta il pubblico da casa sarà chiamato a scegliere una delle due attraverso l'invio di SMS. Nel momento in cui ieri alle ore 12 è stato sospeso il televoto e il face voto, la situazione era la seguente. Anna con 2017 voti tramite Facebook e 593 SMS per un totale di 2610 voti, e Rosa con 1693 voti tramite Facebook e 1200 SMS per un totale di 2900 voti, con una vittoria netta di Rosa. A questo punto apriamo ufficialmente il televoto per Anna e Rosa. I numeri a breve già da subito compaiono in sovrimpressione. Se volete votare a favore di Anna, basta inviare un SMS al 334-3627-990. Se volete votare a favore di Rosa, basta inviare un SMS al 334-3627-992. Ricordiamo che non bisogna effettuare chiamate, per cortesia evitate di sprecare tempo e soldi, ma limitatevi soltanto all'invio di SMS, un semplice e banale messaggio. Quindi già da subito potete iniziare a votare. Io penso che stasettimana si sia parlato troppo e quindi adesso è ora di cantare. Ah, okay. Che brava, sono d'accordo con Rosa. Allora con Anna. Anna ci canta Adagio. Ricordiamo il numero per votare Anna: 334-3627-990. Ovviamente esclusivamente tramite SMS. L'ascoltiamo Anna. Anna. Se sai come trovarmi, se sai dove cercare. Con il 62% di voti supera il ballottaggio
Rosa. Rosa vince il ballottaggio. Allora, adesso è arrivato il momento tanto atteso, il servizio che avevo preannunciato settimana scorsa della Vita Diretta è pronto, quindi per voi un servizio esclusivo. Lancio il servizio. La regina del celebrità. Ciao Mara, come ben sai scopriamo un nuovo fenomeno televisivo. Ovviamente sto parlando della grande Sabrina De Stefano. E oggi sono proprio qui a Napoli per sapere un po' la gente cosa ne pensa di questa nuova regina della domenica. Andiamo a vedere. Salve. Ciao. Posso farti una domanda? Sì. Conosci Sabrina De Stefano? No, chi è? Come non la conosci? Ma è famosa. La regina, è una regina. Di che? Vabbè. Ciao. Ciao. Sabrina De Stefano, cosa vi risponde? La presentatrice di Chi va a dire il nome? Sì. La conosco. Ah, cosa ne pensa? Bravissima e spero di contarla. Ciao. Ciao. Conosci Sabrina De Stefano? Sì. Come la conosci? L'ho vista in TV. Ah, senti, secondo te la migliore è la De Stefano, Barbara D'Urso o la Cuccarini? Quello che vuoi. Barbara D'Urso. Allora, se ti dico Sabrina De Stefano, Marco, cosa mi dici? Un po' cancello. Peccato. Molti dicono che è la regina indiscussa della domenica. Lei lo pensa davvero oppure, diciamo, cosa ne pensa? Effettivamente sì. Non so chi sia. Come? È la regina della domenica. Non la conosco. Certo che la conosco, come? La regina della domenica. Ah, perfetto. È bravissima. Potremmo la vedo sempre. Potremmo anche paragonarla, non so, a una Barbara D'Urso o a Lorella Cuccarini. Penso che sia la regina della domenica. Poi è indiscusso anche la sua amicizia con Barbara. Ah, ne sono assolutamente convinta. È una persona meravigliosa, splendida. Ciao. Bene. Sabrina. Ciao Sabrina. Posso fare una domanda? Sì. Allora, se le chiedo Sabrina Di Stefano, lei che cosa mi dice? Come l'altro tu? Euro. La regina della domenica. Come potete ben vedere è notte fonda e noi siamo ancora qui a cercare notizie su Sabrina De Stefano. Siamo qui con queste ragazze. Come celeste, mi piace tantissimo. Sì, sì, Fabio Brescia. Fabio Brescia, esatto, ah, Fabio Brescia. Sì, è un po' cattivello. Sì, è cattivello con la regina della domenica. La regina della domenica, esatto. Quindi insomma un'icona di stile, un'icona per la TV. Sì, sì, brava Sabri. Ma come mai? Cos'è che piace? Non come mai, noi lo sappiamo. Ma insomma questo appeal, questa simpatia che ha nei confronti del pubblico. Qual è il segreto? A me piace moltissimo, lei lo sa. Quindi devo dire che c'era qualcuno che ti conosceva e qualcun altro che non ti conosceva proprio. Mi sembra anche normale, diciamo, mi sembra anche normale che ci sia chi mi conosce. Vabbè, chi però mi la sta regina conoscendo della domenica dovrebbero conoscerla tutti. Questo perché tu sei una persona vera, quindi certo, hai fatto vedere anche chi non ti conosce. Certo. Poi i complimenti della veniera alla fine del servizio, molto molto bello. Complimenti, mi domando, grande. Se sei amica della D'Urso, sei amica anche di Mara? Oppure certo, certo. Quindi scorre buon sangue un po' con tutto, eccetto sì, con Simona Ventura. No, lei proprio, guarda, non la sopporto, la tengo proprio qua. Ok, tocca. Va bene, non spero che non ci stia seguendo. E anche se Simona, ci sta seguendo, cioè non mi importa. Simona, scusaci, una grande amica, ti voglio bene come dice spesso lei. Vabbè. Okay, chiudiamo questa felice parentesi per annunciare un momento di puro e vero spettacolo presentato dai ragazzi di Ti va di cantare 3, un medley di Moulin Rouge. Prego, ragazzi, per sono voi. Friends or I'll to die for love. I could ride a bamboo, white continental, four diamonds are a good best
said, you don't have to pull on that light. Work the sleep for money. You don't care if it's wrong or if you're nice. Roxanne, you don't have to wear a dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His hand upon your hand, his lips upon your skin. It's mine and I can't stand. Whilst those my feelings I heal me at least. Believe me when I say I love you. Whatever happens, you'll leave it all to chase. I'm never parted, I'm never fair on earth. Oh, and on the steady party, no, what I'm looking for. The show must go on, the show must go on. Sights are those who's breaking on the stage. Oh, far out of destiny. The show must go on. The show must go on. Inside my house is breaking. My makeup, baby, flicking. I'm a smile, stay set on. The show must go on, the show must go on. How to feel, how to feel.
electric lights, machinery. So exciting, the old roots will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. Spectacular, spectacular, no words in the vernacular can describe this great event. You'll be done with wonderment. Here's our life. With the sound of music. So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. Ed erano i ragazzi di Cibani Cantare. Rosa, stai tranquilla che quella cosa lì è successa alla Cuccarini al debutto Fantastico 85 e la scarpa andò in testa al direttore di rete, quindi pensa un po', prendila come buon auspicio. Allora, dopo questa esibizione sfavillante, loro ormai continuano a ridere, si sono divertiti un mondo, si sono dilettati nel canto e nel ballo. Allora ragazzi, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I just to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You shoot them so I see. Vision of ecstasy. When you hurt me, I'm alive. Diamonds in the sky.
una sorpresa. Oh, sì. Vieni. Facciamo parlare in lui, diamo il microfono a lui. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Il microfono è acceso? Sì. Ok. Allora Ale, stasera sono qui perché in linea di massima la mia idea era quella di scriverti una lettera, presentarmi con delle rose e leggertela. Poi il diamante mi ha portato via un po' di tempo e non sono riuscito a scriverti quello che avrei voluto scriverti. Lo sai che con le parole non sono bravo, non sono un grandissimo oratore. La mia intenzione era quella di ripercorrere brevemente, anche per far conoscere agli altri, quello che era stata la nostra storia. Quindi io che ti incontro 3 anni fa circa alla festa di mia cugina Carmela, ci presentiamo. Scusami, mi dispiace interrompere questo momento, però avvicina un po' di più le labbra al microfono, sennò non ci sentono da casa. Grazie. Ci presentiamo, ci conosciamo e poi iniziamo ad uscire, a frequentarci. Io che sempre molto poco sono durato, no, nelle mie storie, subito mi sono trovato bene con te e subito sono entrato in sintonia. Per farla breve, hai iniziato a cantare e io non lo sapevo, l'ho saputo e abbiamo cercato di coltivare insieme questo sogno. Il prossimo sogno è quello là del matrimonio, no? Di sposarci. E ti dico, davanti al pubblico in sala e al pubblico a casa, che ce la sto mettendo tutta per far sì che questo giorno arrivi il prima possibile. I don't wanna be free.
333-6-27-999. C'è però un video, lo guardiamo insieme, prego, dalla regia. Vediamo di cosa si... Il 21 settembre di 18 anni fa, esattamente in una splendida giornata di sole, sei venuta al mondo. Ed è così che hai incoronato il nostro sogno di diventare genitori. Da quel preciso istante ci hai regalato tante emozioni, dalla più semplice, come mettere il primo dentino, alla più complessa, come iniziare il percorso della musica. Fin da piccola il nonno ti cullava con le note musicali, poi da sola, a 5 anni, hai intrapreso una strada difficile in salita, la stessa strada che ti ha portato fin qui. Una strada con tante fermate, come quella di sederti davanti a un pianoforte e un microfono ed esprimere tutta te stessa. Una stella piena di gioia di cantare e trasmettere quello che hai dentro. Ogni volta che sali su un palco ci emozioni e oltre a questo ci dai tante soddisfazioni. Però ricordati che lungo questa strada incontrerai tante difficoltà e noi ti chiediamo di affrontarle a testa alta e senza paura. In più, segui sempre i tuoi sogni e credi in quel che fai, perché noi saremo sempre pronti a sostenerti. Parole per fingere che c'è qualcosa.
ti auguro con tutto il cuore che il Signore ti dia tanta, come si dice, illuminazione, cioè così, così si dà dire così, e che quello che tu vuoi, nonna ti vuole tanto bene, sei un bravo ragazzo, umile e cordiale con tutti, va bene? Un bacione forte, forte, forte da nonna. In bocca al lupo, ti voglio bene. Bocca al lupo per stasera, anche se so già che questa sera sarà fantastico. Un bacio. Inutile dirti che vorrei essere lì con te stasera. So quanto ci tenevi ad arrivare in finale, ce l'hai fatta, e quindi almeno per me è già una vittoria. Comunque sappi che col cuore sono sempre con te. Ti adoro. Un grande in bocca al lupo per la finale. La zia Antonella e dal tuo piccolo Francesco. No, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Ogni volta che canti o balli, i miei occhi si riempiono di luce. Una luce che solo tu, amore di mamma, riesci a darmi. Comunque vada, sei e sarai sempre il mio campione. Mamma. E questa sorpresa è stata resa possibile grazie al suo amico Valerio Russo. Vieni, vieni Valerio. Valerio! In lacrime anche in lacrime lui, anche lui. Thank you.
osservando per me. Non ho avuto mai una cosa che tu stesso non sai, non pena così, a così grande. Cara Rosa, c'è una sorpresa, quindi prego dalla regia, per voi. Immaginare il futuro lontano da te, possibile, ogni singolo progetto fatto insieme era già vivo in noi, irrealizzabile, conosco. Prego. Vai. Mamma. Un attimo che non è acceso. Dalla regia. Vai. Vai, vai. Mamma, tu per me sei unica. Sono il figlio più felice del mondo, avere te per mamma. Sei la cosa più bella che Dio mi poteva dare. E io non finirò mai di ringraziarlo. Tu hai un sogno, per te la musica è tutto. Oggi sei arrivata in finale a questo programma. E hai quasi raggiunto il tuo scopo. Ti auguro di vincere la finale questa sera. Anche se non ce la farai, per me sarai sempre la numero uno. Ti vogliamo bene dai tuoi figli, Riccardo Gennaro e Melissa Riccardo. Ed ecco che la raggiunge il resto della famiglia. Eccoli qua, la famiglia al completo.
senza mai nessun freno. Caro Giuseppe, anche per te c'è un video, guardiamolo insieme. Caro amore mio, non è facile scrivere in poche parole la nostra storia, il nostro amore. Questa mia lettera non può che essere rivolta a te che sei una persona speciale. Con te ho trovato la conferma che l'amore non esiste solo in un componimento musicale, in un libro di fiabe, in un film o in una scena teatrale, ma che il vero amore è tutto quello che riesci a trasmettermi tu. Ti ho scelto per i giorni che verranno, perché so che saranno sempre giorni degni di essere vissuti accanto a te. Ricordo ogni momento, ogni secondo trascorso con te e soprattutto ricordo benissimo il giorno in cui abbiamo scoperto che io ero in dolce attesa. È lì che iniziarono le nostre tante domande, le nostre infinite paure. Andando avanti con i giorni, con i mesi, non facevamo altro che amare lei, la persona più importante, la persona che ci ha rivoluzionato la vita, nostra figlia. L'ecografia che abbiamo fatto, in cui abbiamo conosciuto lei, abbiamo ascoltato il suo cuore battere, abbiamo visto lei che si muoveva e che a suo modo ci tendeva la sua mano. È stata un'emozione stupenda, indimenticabile. Ricordo che te eri rimasto basito, senza parole. In questa tua esperienza di diva di cantare, lei è stata con te, ti ha seguito in tutte le tue prove e soprattutto ha ascoltato il suo papà cantare, che non è poco sentire un cantante di questi livelli. Beh, che dire su questa tua passione? Riesci a raccontare tutto te stesso, trasmetti attraverso la tua voce e i tuoi occhi tutti i tuoi sentimenti, arrivi dritto al cuore. Questo non riescono a farlo tutti. Sei arrivato in finale. E questo è solo grazie a te, alla tua bravura e alla tua determinazione. Io sono fiera di te e ti posso assicurare che lo è anche tua figlia. In bocca al lupo, noi siamo con te. Ed eccola qui Luna! E tutti gli amici che ti sostengono e ti sono vicini. Prego ragazzi, avvicinatevi. Quante emozioni questa sera qui a Tiva di Cantare. We'll be right back.
nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Noi ci abbiamo provato. Allora, noi ci abbiamo provato. Noi ci abbiamo provato. Non era una variazione del Don Quixote, ma noi ci siamo divertiti da parte. Tutto grazie a lui, il coreografo di Chi va di cantare, Mario Guadagno. E il nostro fantastico corpo di ballo che ci ha sostenuto, grazie. Allora Fabio Brescia mi dice 10, ce l'ho fatta. Che fiatone. Cosa dice la Radicella? Così, ok. Tra l'altro siete anche vestiti, finalmente siete vestiti benissimo, con tutto il rispetto di chi vi ha vestiti fino adesso. Ma siamo casual. Ma finalmente, ma siete due bei ragazzi, ma finalmente, ma tutte e 13 puntate così vi avrei... Manche. Quindi adesso sveliamo le classifiche dei tre giurati, poi della giuria Dream e infine della giuria radio. Okay. E poi sapremo la classifica del pubblico che ci ha seguito da casa. Allora, chi inizia? Ciro? Ciro, vai. Avete detto di sì. Allora, fermo restando che per me è stato difficilissimo, questa è la mia classifica, dico anche le motivazioni, vabbè, in genere io sono andato a premiare un po' di più l'esibizione di questa sera e la completezza del personaggio, che ormai si è creato anche un rapporto umano, però io qui devo valutare il personaggio e non la persona. Allora, quinta, io metto Stella. Quarto, Rocco. Terzo, Peppe. Seconda, Alessandra. E prima, Rosa. Adesso tocca a Pina. Il criterio brevemente, poi la classifica. Ragazzi, fermo restando che veramente è stato difficilissimo, io vi do la mia classifica. Al quinto posto, Rocco. Al quarto, Giuseppe. Al terzo Stella, al secondo Rosa, al primo Alessandra. Fabio. Io ho dato dei voti alle esibizioni singole di ciascuno e dico per chiarezza che pur avendo dato dei voti diversi a ciascuno di voi, Alessandra ha avuto un totale di 19 punti, secondo i voti che ho dato solo io, tutti gli altri 18 a pari merito, tutti. Quindi dovendo necessariamente però fare una classifica e non potendo dire uno e il resto a pari merito perché non ci è consentito, ne ho fatta una questione di gusto personale e di esibizioni di questa sera, cioè della resa di questa sera. Quindi per me è quinto posto Rocco, quarto Stella, terzo Rosa, secondo Giuseppe, primo Alessandra. Adesso è la volta della giuria Dream. Il vostro criterio di valutazione è quella. Allora, ripetendoci perché è stato difficilissimo, tenete comunque presente che noi siamo tre che si devono mettere d'accordo. Quindi, insomma, non lo dimenticate, non è semplice. Io la classifica non la ho, ma la ricordo. Abbiamo messo al quinto posto Rocco, al quarto Stella, al terzo Alessandra, al secondo Rosa e al primo Giuseppe. E infine la giuria radio, il vostro criterio di valutazione e la classifica. Allora, pure noi ovviamente abbiamo dato dei voti solo ed esclusivamente sull'esibizione di stasera, perché riteniamo, ma in Ti va di cantare l'abbiamo fatto sempre comunque, riteniamo che non sia il nostro ruolo portare avanti chi pensiamo debba essere primo a prescindere, diciamo, dall'esibizione di stasera. Quindi una pura così classifica di stasera. Allora, quinta Rosa, quarta Ale, terzo Peppe, seconda Stella, primo Rocco.
E queste erano le classifiche dei nostri giurati. Ovviamente si andranno a sommare a quella che è la classifica del pubblico che ci segue da casa. Che ho qui già pronta. Al quinto posto per il televoto, Peppe. Al quarto posto, Rosa. Al terzo posto, Rocco. Al secondo posto, Alessandra. Al primo posto, Stella. Questa è la classifica del televoto. A breve saranno effettuate le i dovuti conteggi e a breve sapremo il responso. Già sono responso, stati effettuati, sì. Perfettamente. Allora, partiamo subito con il terzo posto. Ebbene, Rosa, tu sei salva. Al secondo posto c'è Stella, anche lei è salva. Quindi Rosa e Stella, se cortesemente potete accomodarvi, con voi ci vediamo dopo. Ragazzi, avvicinatevi. Quindi rimangono Giuseppe, Alessandra e Rocco. Al quarto posto, quindi è definitivamente fuori dai giochi, Peppe. Peppe è fuori. Al quinto posto, quindi anche lui è fuori dai giochi, Rocco. Quindi al primo posto vi è Alessandra che continua l'avventura qui a Tivadica. È venuto il momento di presentare sì. I nostri super finalisti. Facciamoli salire qua. Rosa, Alessandra e Stella. Una quindi finale al femminile. Al femminile. Nel frattempo però, quindi direi già da subito di lanciare il televoto, quindi da aprirlo. I numeri sono sempre gli stessi. Mentre escono in sovrimpressione i numeri di riferimento per votare le nostre ragazze, volevo sapere dai giurati, che hanno avuto comunque il loro peso stasera, cosa ne pensano di questa triade e di chi invece è andato a casa. Ma intanto mi fa piacere che ci sia una terzina finalista tutta al femminile, è sempre positivo. Per quanto riguarda i ragazzi che sono usciti, intanto Rocco ha già vinto Ti va di ballare ieri sera, quindi si può ritenere più che soddisfatto, è arrivato in finale. Rocco, se ci mette la testa, oltre che il cuore e il talento, ha una lunga carriera davanti a sé, quindi il fatto di essere uscito stasera non pregiudica nulla nella maniera più assoluta. Lui è un artista che potrà fare molto se ci mette dentro molta intelligenza, oltre che tanto cuore e tanto talento, questi indubbiamente li ha, poi ci vuole anche la testa per fare questo lavoro. Giuseppe lo avrei visto in finale, non vi so dire a scapito di chi sinceramente, perché la finalissima prevedeva tre, lo avrei visto. Detto questo, anche lui adesso sarà distratto probabilmente dagli avvenimenti familiari, così come abbiamo visto, ma credo che anche lui abbia una possibilità di fare delle altre cose, di cantare, di continuare a fare questo lavoro. Mi piacerebbe che non tornasse nell'oblio pre Ti va di cantare, no? Quando aveva smesso di cantare. Questa finale è bellissima, sono veramente tre ragazze straordinarie. Io sono contentissima di vedere loro. Ovviamente noi dovevamo fare una classifica, e fare una classifica non è dare voti, che è una cosa completamente diversa. Sentiamo anche la giuria Dream cosa ne pensa di questa finale. Ma guarda, da aggiungere c'è poco, ci tenevo solo a dire per correttezza nei confronti dei ragazzi che noi non ci siamo basati solo sull'esibizione di stasera, noi usiamo un metro di giudizio totalmente diverso, cioè noi abbiamo guardato tante cose messe insieme, però è ovvio che una classifica si doveva fare e non è stato semplice, ve lo ripeto, però contentissima della finale. Come Fabio, avendo messo Giuseppe per primo, è ovvio che vi dico, mi dispiace tanto per Giuseppe, però non saprei a discapito di chi effettivamente, cioè complimenti a tutte e tre, bellissima okay. Finale. Perché qualche lacrimuccia è saltata, qualche lacrimuccia è sgorgata, come è sgorgata dagli occhi di tutti. Questo significa che
siamo noi a dover ringraziare voi, almeno io vi ringrazio di quello che mi avete dato, dell'amore che mi avete dato, dell'affetto che mi avete dato, di ciò che mi avete insegnato con le vostre paure, le vostre incertezze, le vostre titubanze. Posto vi è Rosa. Quindi Rosa non è la vincitrice del programma. Quindi se la giocano Stella e Alessandra. La vincitrice della terza edizione e ti va di cantare è grazie, grazie, grazie veramente tanto, veramente spero che questo ti va di cantare possa essere un inizio e grazie, veramente non so che cosa dire, sono felice, grazie. Allora, ci sono, caro Vincenzo, dei ringraziamenti da fare, mi sembra. Questo però giusto. È tuo. Grazie. Allora, incominciamo con il ringraziare Italia Mia nella persona di Gianluca Coscione. Ringraziamo i cameraman nella regia, qualche nome: Ettore, Enzo, Gino, Lucio, Luigi e Paolo. Tecnici audio Massimo e Ciro Morena. Ringraziamo il nostro fotografo Enzo Verde. La redazione Fabrizio Marino, Maria Todonno e Sara Santoro. Tutti i concorrenti che hanno partecipato.
Corrado, il nostro coreografo Mario Guadagno, i ballerini Nunzio, Monica, Lorenza, Emanuele, Valeria, Michela, i giurati Ciro Sanino, Pina Radicella e Fabio Brescia, Patrizia Vassola, Vincenzo Verdi, Andrea Russo, Alessandra Maria Segni, Di Pasquale Regina, Michele Franciosi, Radio Sonata e il direttore Eugenio Ceriello, il capo struttura Gianfranco Sannino e Ciro Sannino. E io ringrazio a mia volta Sabrina De Stefano. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. Tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata. E come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali.